Il 14° dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 chiede l'utilizzo rispettoso e consapevole delle risorse marine. Il primo traguardo del 14° obiettivo è quello di ridurre l'inquinamento marino, in particolare proveniente dalla terraferma, compresi i nutrienti, fertilizzanti e i detriti marini. Perché ci si sofferma sui nutrienti trasportati in eccesso dalla terraferma? Perché causano eutrofizzazione, che è un processo degenerativo delle acque dovuto ad un eccesso di sostanze ad effetto fertilizzante e fitostimolante che incrementa la biomassa algale. L'eccesso di alghe, durante la decomposizione da parte di batteri principalmente aerobi, provoca la riduzione di ossigeno nell'acqua, in particolare sul fondo, alterando gli equilibri degli ecosistemi. Ma a parte delle analisi locali, com'è possibile avere un quadro generale del problema dell'eutrofizzazione a livello mondiale? Ci vengono in aiuto i satelliti, che grazie all'analisi di numerose bande spettrali possono monitorare le concentrazioni superficiali di clorofilla A del fitoplancton e anche misurare la turbidità o trasparenza delle acque. Questa mappa è molto tecnica. Osservate solo che a livello globale, più uno stato è di colore scuro, più le sue acque, costiere ma anche interne, soffrono di eutrofizzazione. Un secondo parametro molto più evidente del livello di inquinamento marino è il numero medio di rifiuti plastici in spiaggia per chilometro quadrato. L'Italia ha un valore medio del 2019 di più di 200.000 rifiuti plastici per chilometro quadrato. Sembrano tanti, ma analizzando alcuni stati africani, come il Ghana, i numeri sembrano quasi incredibili, più di 700 volte il valore italiano, anche considerando che l'Italia ha circa 8.000 km di coste, il Ghana meno di 550. Il secondo traguardo riguarda la gestione sostenibile delle risorse marine. E l'indicatore è il numero di stati che gestiscono le risorse marine secondo gli ecosistemi. Era un target per il 2020, ma il numero di paesi che ad oggi hanno questa sensibilità a livello mondiale si possono letteralmente contare uno ad uno. Sono 15 paesi sui 193 dell'ONU. Il terzo traguardo riguarda la lotta all'acidificazione degli oceani, un fenomeno strettamente legato all'aumento delle emissioni di CO2. L'acqua dell'oceano e l'anidride carbonica, si stima fino a un quarto delle emissioni, si combinano per formare acido carbonico. Con un aumento dell'acidità, cresce la concentrazione di ioni H+. Questo aumento fa diminuire la concentrazione di ioni carbonato, CO3-2-. Peccato che molti organismi acquatici si servano proprio del carbonato per costruire, per calcificazione, i loro gusci o elementi rigidi, ricci di mare, stelle marine, coralli, vari molluschi. In queste condizioni moltissime forme di vita hanno ridotti tassi di sviluppo, crescita e calcificazione, quindi di sopravvivenza. Nella catena alimentare alcune di queste specie sono cibo di specie più grandi, che poi finiscono sulla nostra tavola. Ad esempio, alcune lumache di mare sono il cibo prediletto dei salmoni nordamericani. Proprio al mare come fonte alimentare è legato il quarto traguardo, previsto per il 2020, in cui si chiede di porre un freno alla pesca senza limiti. La produzione globale di prodotti ittici è sempre cresciuta, sia come pesca che come allevamento, fino ad arrivare nel 2021 alle quantità di 91.190 milioni di tonnellate per la pesca e 90.861 milioni per allevamento. Isolando la pesca in mare dalle altre voci, si hanno comunque quasi 80 milioni di tonnellate all'anno, un valore non più sostenibile. Per contrastare il saccheggio del mare, le istituzioni internazionali hanno introdotto la quota massima di pescato, un limite massimo di pesci di una certa specie che può essere pescata in un determinato periodo dell'anno. Secondo il report della FAO del 2022, guardando l'indicatore 14.4.1, nel 2019 il 35% degli stock ittici era pescato in modo non sostenibile.